ragazzi, qui Volpe, Jacopo Mi, seconda puntata della terza puntata di GTA Series. Perché noi facciamo le puntate di GTA 4 molto, molto intelligente come cosa. Perché noi facciamo sempre le puntate delle puntate, no? Sembra giusto. Comunque adesso continuiamo, come vi ricordate la scorsa volta non eravamo riusciti ad arrivare a 4 stelle, no, a 6 stelle. Ora ce la dobbiamo fare però, anche se stiamo 20 minuti. Sì, ce la dobbiamo fare assolutamente, tanto col nostro carro armato che è teoricamente indistruttibile. No, si può fare però grazie al nostro ingegnere personale. Ecco, che poi sarei io. Guardate! Ta-ta-ta. Calcate la mattina e tornerà sempre, ragazzi. Tirate fuori le tavole da sole. E lei è l'unica limitata della cavalcata di Valchia di Wagner. L'ha fatta Wagner? Sì. Io pensavo che l'avesse fatta. Vabbè, fa niente. Stai dicendo. No, io pensavo che l'avesse fatta. Come si chiamava? Sicotti, no, quello è quello che ha fatto gli elicotteri. No, no, ma come si chiamava? Guardate l'auto! Come si chiamava il film? Beethoven. No, il film. Ah, Francis Ford Coppola. No, l'altro. Apocalypse Now. Apocalypse Now, io pensavo che l'avesse fatta loro, l'avessero fatta loro a cavalcate. No, Aspetta, andiamo a cercarlo, che noi per fortuna abbiamo sempre Google Chrome e mentre registriamo possiamo andare su Google. Io dico che nessuno di voi da casa riesce a registrare e andare a leggere su Google una cosa contemporaneamente. Ma ce la fanno tutti. Appunto. Solo che non come lo facciamo noi, perché io sono intelligente. Credo. Sì, è tutto quanto intelligente. Sì, ma non va aumentare le stelle, sì. Io l'altro giorno sono andato alla mia prof, gli ho chiesto cos'è che voleva dire Headshot Beach e lei mi ha risposto che dipende dal contesto. Ecco. No, le ho già fatta questa battuta. No. Anche soleggiare. Allora. Anche qui scusa proprio per questo. La cavalcata del Valchiria. Io usavo 5 stelle. Dai, ci arriviamo. È in tedesco, Valcurrentin. No, ma. Ma che cazzo sto tedesco che non si sa leggere? Wagner era tedesco. Ma che figato, vuoi anche scaricarlo gratis da Wikipedia? Ma io l'ho scaricato da YouTube, te lo credi. Adesso vedete che si sente dentro il microfono se lo avvio. Noi abbiamo collegato il microfono nell'uscita microfono, non si sa perché il computer praticamente quando avvii una qualsiasi fonte musicale la riproduce e te la fa sentire dentro il microfono. No, io è un portatile, quindi è soltanto un ingresso che fa anche da uscita. Si vede fa tutto lui. Ragazzi, io non so cosa succederà, magari anche voi nel video lo sentirete, però io provo ad avviarlo. Magari va all'aria tutto quanto. Sentiamo. Da dov'è che esce? Io? Vediamo. Non so, ragazzi, se non lo sentite, ma noi nel microfono non sentiamo niente. È un brano eseguito dall'American Symphony Orchestra. Qualcuno che la conosce metta un mi piace i video, so che anche la conosco intanto. Anche se non la conoscete mi piacerai. Vabbè, insomma, io adesso chiudo prima che si sente davvero nel microfono, mi scoppia il microfono. Ma che roba, è stato usato in Apocalypse Now, non lo sapevo. Beh. È la 40 titoli, l'abbiamo anche visto nel 1979, ma che figata. E anche Arthur e la vendetta di Malta, Zard. Ma che se qualcuno vuole lo conosce metta un altro mi piace. Anche questi qui vogliamo che ne conoscano tutti. Cioè, ma perché esiste? Scritto qua. Aspetta, Arthur e la vendetta. Noi siamo intelligenti. Di Malta, Zard, film. È un film del 2009 scritto e diretto da Luc Besson, che noi salutiamo anche se non conosciamo. È francese. Sperando che sia italiano. No, francese. Francese. O canadese. Allora, bonjour. Allora. Bonjour. Allora, Assalamu alaikum. È un film dell'anno, diretto da Luc Besson, girato in parte in animazione e in live action. Se qualcuno invece sa cosa sono, un altro mi piace, grazie. È stato tratto da un altro romanzo scritto dallo stesso Besson. Se qualcuno non sa come si pronuncia, scritto mi piace. Ispirato di Neis e Lin Garcia, anche questo qui, vabbè, questo qui lo sappiamo tutti come si pronuncia. Sì, è appunto.
è l'unica quartiere che comandiamo. Se non Zidane. Zidane. Se Zidane è francese. A francese, forse. Come si scrive? Cellini di Ondamo. Boh, vabbè, noi cerchiamo come sappiamo scriverlo, di Gione. No, forse non si scrive così. Dion. Io dai, so. Ma cosa ci vuole per darmi se. Cazzo, hai ragione, si scrive proprio così. Salutiamo Celine Dion, se qualcuno è riuscito a scriverlo su Google il primo colpo un altro mi piace, io dubito che questa volta avremo abbastanza. Nazionalità canadese. Canadese. Ragazzi, 6 stelle, ce l'abbiamo fatta finalmente. Grande, no. Adesso arrivano le troie con... No, com'è che... No, quello lì a San Andrea, non c'entra niente. Ah no, perché in San Andreas quando arrivavi a 6 stelle c'erano delle donne che col taser ti seguivano, non so. Comunque ragazzi... Ma cosa, si mettono a sparare in... No, no, non scendere! No, perché adesso io mi servirà di un'auto. È il più grosso errore che tu abbia mai fatto, quello di scendere. No, mi serviva un'auto perché adesso ragazzi è arrivato il momento di... Non so quanto riesce a durare quell'auto. Allora, aspettate. Sì, ok. Vai. Ok, è arrivato il momento di darcela a gambe. Dubito che tu riesca, dubito fortemente che tu riesca ad arrivare alla destinazione con un'auto in fiamme, tra l'altro. Guardate la mia soluzione. Ecco, come nella politica italiana. No, comunque ragazzi, quando farò io su di te appunto, lo organizzo. Guardate che Berlusconi, anche lui ha la stessa tattica in GTA. Quando ci sono dei problemi utilizza il trucco. Chissà se l'ho già fatta questa qui su internet, aspetta. Berlusconi. Guardate che non è Brucci. È un barba trucco. Berlusconi trucchi GTA, vediamo se. Berlusconi trucchi PD contro Franchi Tiratori, ma che cazzo! Ma non è che mi dice, no? Dai ultra! No! Ma non mi centrare! Subito non si deve uscire! Scusa, perché tu volevi entrare senza farti vedere? Teoricamente sarebbe possibile. Ok, ragazzi, allora. La macchina! Bocconaro! Sì. Sì, vabbè. C'è un pipistrello, c'è un piccione sopra che caga, no? Fa delle cagate supersoniche che staccano il cofano, ti bruciano tutto. Mi sa che... Mia nonna diceva... Jacopo, ci sono i piccioni che mi cagano sui panni. Immagina se le mucche volassero. Porco Giuda. Allora, proviamo a fare un telefile un po'. Ragazzi, andate a cercare su YouTube piccione maledetto. Piccione maledetto. Andate a cercare sempre la ricerca delle briciole. Su... No, ma non lo facciamo. Io te ne sta quel becco. No, ma va. Però se ti rivedo ancora sulle tegole, oltre a piccione maledetto, non sei un alimento come la quaglia al pollo alla diavola, duro come il cemento. Non ho mai visto due piccioni su una tavola, le rondini se ne vanno e tu rompi le balle per tutto l'anno. Me l'ha detto mia nonna che da 50 anni fai la cacca sui panni, brutto bastardo d'un piccione. Ti butto giù dal cornicione, con un colpo di pallettone, ti spezzo le ali e poi le tiro al cane. Brutto bastardo d'un piccione, appollaiato sul balcone, se ti vedo sullo stradone, io ti passo sopra con il mio furgone. Comunque, ma noi facciamo live, ragazzi, è una figata assurda, io... Non so come hanno fatto a far cagare così tanto il piccione su un'auto, però è una figata assurda, ve lo garantiamo. Ok, ragazzi, abbiamo la strada. E questo qui è il nostro carissimo amico, invece, anche questa foto qua, la mettiamo, che stava vedendo l'immagine di prima. Si è un po' incazzato. Il gattino. Le strade di internet, ADSL, nuovissimo manuale d'uso, il piccione che lo leggi, oh. Come ho fatto a fare sti montaggi non lo so. Si possono fare. Oh, c'è anche l'uovo. Sul davanzale del mio bagno un piccione maledetto ha fatto il nido. Ma cazzo, ma non sembra tanto un piccione affidabile questo qui. Ragazzi, anche questa immagine qui. Allora, aspetta, piccione nido.
Poi vediamo se riusciamo a rimetterle tutte, perché se ne salviamo troppe poi non riusciamo più a capire quali dobbiamo mettere dove. Allora, poi piccione, poi abbiamo questa qui del nostro amico gatto. Gatto ci cova. Gatto ci cova. Perché poi sarebbe gatta. No, perché è il maschio che cova. Lo dice Emilio Fede. Qua ragazzi, non dovete mai essere razzisti, a meno che siete americani, no? Allora, questo qui auto cagata. Auto cagata.jpg. Si sembra più qualcun'altro, però. Sì, vabbè, è una cagata di auto. Lo diciamo sempre che la. Aspetta, che marca è? È la Opel. La Opel non sa produrre macchine. Domani ci denunciano. Ci denunciamo per diffamazione. Mamma. Ma no, ma perché? Oh ragazzi, io vorrei sapere perché vicino al Penestrai c'è sempre la polizia. Non sto scherzando. Io qua sono andato un altro Penestrai e ragazzi c'è la. Oh, ma ricordiamo di andare nell'altro. Tan tan tan. Ah, e poi ragazzi, la cosa più bella, la cosa più bella che si può trovare su YouTube sono i video che durano 10 ore e che sono ogni 5 minuti rincominciano a piano praticamente. La stessa identica cosa però avanti 10 ore. No ragazzi, adesso qua sono saltato, sono finito nella ferrovia. Ma non è proprio la ferrovia. Cioè sono saltato praticamente. Perché i poliziotti giustamente ti tirano giù. Ma che figata, ho trovato l'immagine del camion della spazzatura su internet. Come il camion della spazzatura? Ma dai, perché? Aspetta. Tira, vabbè, il camion della spazzatura lo stampavano e lo davano da colorare quando ero piccolo. Lasciamo stare. Non c'avevo proprio un cazzo di meglio da fare. Proprio, tanto adesso hai qualcosa di meglio. No, neanche adesso. Oh, ma che figata che è sto camion qua, tutto sporco, pieno di. Il camion a spazzatura devono essere puliti, perché con la raccolta differenziata che facciamo adesso, che si sta espandendo in tutta Italia, gli spazzini pretendono che lavi la spazzatura prima di buttarla. Per esempio, se voi avete un sacchetto di plastica, non potete gettarlo nella plastica se conteneva dell'organico. Ma guarda, guarda i piscini. Avete capito ragazzi, se voi mettete un panino dentro un sacchetto di plastica, poi mangiate il panino, il sacchetto di plastica dovete lavarlo prima di buttarlo nella plastica perché conteneva organico. E tu basta questa cazzo di visuale di merda, metti il volante, su. Non esiste qua. Sì, vabbè, ho detto furgoncino. Ma perché quando digiti camion a spazzatura trovi soprattutto il Lego? Guardate che violazione di copyright. Scusate, VIP. No, no, dico a quelli che lo metto, le migrazioni di copyright. No, anche noi perché abbiamo detto Lego, cioè. No, perché gli facciamo pubblicità. Anche loro fanno pubblicità. Poi magari le immagini erano nel sito ufficiale da Lego. Aspetta che vado a vedere. Ragazzi, forse ce l'ha fatta, anche se non credo. Ragazzi, infatti è su lego.empoliodeigiochi.it. Quindi al centro di rivendita autorizzato e quindi gioia, cioè Wolf deve stare zitto. Questa qui, ragazzi, questa qui la gioia, no, ragazzi. 6 stelle! Siamo scappati finalmente dopo 40 anni. Mattiamo il 5. Incredibile! Siamo i primi ad aver tentato un. Cioè. Abbiamo tentato un'impresa meravigliosa e siamo riusciti, gente! Loro noi due. Comunque, sì, allora facciamo. Anche noi siamo in due. Sì, ma noi non stiamo lottando. Oh ragazzi, facciamo un esperimento. Siamo a 15 minuti, eh? Ah beh, sì, poi abbiamo fatto tutto il video per. Oh vabbè, dobbiamo mettere giustamente tutti. No, per adesso qua se volete, dobbiamo. Cioè se volete fare dovete farlo con tutti, perché se non è possibile. Però sia non toccare niente! No, non sto toccando niente! Oh, guardate, guardate l'elicottero, ho messo abbastanza. Ma se io premo il pulsante edit si interrompe il video? Sì, lascia stare. Anche se premo setting? Sì. Non è che mi chiede se voglio interromperlo? No, Jacopo non ci può fare. Comunque, stavo dicendo, adesso proviamo. Si guarda che ritarda è. C'è il dito che si sta appesantendo.
Sì, è vero, eri ritardatissimo. Ma che roba? In 2-3 secondi. Comunque, ragazzi. Ragazzi, non comprate l'HDPVR tarocco giapponese, cinese, comunista. No, perché questo qua. Vabbè, fa niente. Non compratelo se non è di marca, perché sennò, come potete vedere, noi sull'HDPVR vediamo con 3 secondi di ritardo rispetto a quel che vediamo sul televisore. Ma guarda che il televisore è un Samsung. Pubblicità. Allora ci facciamo pagare. A questo punto devo trovare. Aspetta. Ok, ragazzi, ecco. Adesso si spegne il computer e crasha. Ma da un po' di tempo che oggi non è ancora successo, vedi? È grazie a me che avete cercato di risolvere i problemi, ci ho smanettato e quanto no, è un sacco di tempo che non crasha più. Ci ho smanettato dentro io e non crasha più. Ecco, ora. Ragazzi, probabilmente perché abbiamo smesso di giocare a certi giochi. Ma siamo con l'NGR adesso, domanda. Se noi ci buttiamo da un tetto, che questo qua lo chiesi, ma che piano è che non lo so. Con NGR 90, cosa succede? Scopriamolo. Stefan Chaos lo fa anche nella realtà questa cosa qua. E va lunga da parte. Vediamo. Non si è fatto niente! Beh, non troppo, non si va. No, avete visto. L'atterraggio è stato un po' brusco. Cioè, ci mancava solo che fossero state più alte le casse. Ma c'è un punto della mappa in cui se ti infili non riesci più ad uscire? Spero di no. E spero di non trovarmelo. Ma dopo questa. Vabbè, ragazzi, adesso per finire in bellezza facciamo un po' di casino. Giusto, perché come al solito lo scopo di GTA è quello. Che poi giustamente abbiamo un dubbio della polizia. Sì, mi sto stronzando. Ma questa qui la rifiamo, la tagliamo. Scherzavo. No, ragazzi, se erano lì, io mi sto stozzando. Ragazzi, è stata la spensieratezza il simbolo di Liberty City, ispirato ovviamente alla celebre statua della libertà. Ah, è vero, forse i tratti somatici della donna rappresentata sembra essere molto simili a quelli di Hillary Clinton. Ma sai, perché ragazzi, forse molti di voi non lo sapranno, ma penso che tutti voi conosciate lo scandalo Hot Coffee, col favolo che c'erano le scene di sesso in GTA San Andreas. E perché ora è un top? Allora, ho fatto una patch, però hanno fatto delle mod su PC che invece hanno dimostrato che è possibile disattivare queste patch. Cioè, senza dire, lo potete fare. E quindi Harry Clinton è stata una delle prime che si è schierata contro, quindi giustamente i grandissimi ragazzi di Rockstar Games hanno deciso di scherzarci sopra. All'interno della stanza della statua della spensieratezza, a cui potete accedere solo usando un elicottero, avvicinandovi e lanciandovi sulla terrazza più alta della statua stessa, è possibile trovare un pulsante in più nel proprio menu, il pulsante cuore, senza alcun senso metaforico. Una volta atterrati, attraversate la porta sud, dai lati del cuore vi saranno due cartelli con scritto No, important is way. Andiamo a vedere, andiamo. Nessun contenuto nascosto di questa parte, dice il cartello. Vi ritroverete quindi all'interno della struttura, non vi resterà altro che salire le scale e scoprirete il cuore pulsante della città. E che cos'è che fa? Boh, proviamo. Ah, ma no, funziona solo su San Andreas, no? Ah no, Liberty City. Qui dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare anche lì. Ok, ho la statua della libertà, pensa la testa, quello che volete, che è happiness! Oh, ma sì, ora con l'elicottero, ci metti 3 secondi. Oh, happy day. Sì, anche se decolli un po' meglio. Decollo meglio io in X-Plane 7 fai il simulator. Sì, un simulatore di volo. Sì, appunto. Anche perché in GTA la vita reale. No, comunque, stavo dicendo. Forse non tutti i giocatori sanno che la funivia di Colony Island può essere utilizzata per raggiungere il quartiere di Lancet. No, comunque questo qua, quello che stiamo guardando è GTA Expert. Anche se migliore, ve lo dico, è GTA Series. Se volete sapere qualcosa di GTA, ragazzi, andate a vedere. Ora vi parliamo un pochino della birra in GTA. Sulle pareti del cortile del pub irlandese Steinway Beer Garden potete notare i manifesti di una birra di chiara origine italiana, ovvero stronzo. Il primo nome è la birra, e poi c'è la birra puttana. In maniera analoga al riferimento precedente potete trovare anche i manifesti di un'altra birra italiana, ovvero puttana. Cazzo, che belle birre! Se ma ne prendo con la birra. Devi infilare? Devi sulla terrazza più alta, devi buttarti sulla terrazza. Va bene così. Aspetta, vediamo se c'è. Ma non è mica facile. Sì, ragazzi. Ma sì, fa niente, tanto.
dovevi buttarti. Dovevo fare anche tu, se cavolo. Allora, è vero. Fa niente, ti butti. Facciamo una cosa. Trucchi. No, vabbè, provo a buttarmi. Buttati, tanto non dovresti morire. Magari poi esci dall'altra parte. Potrebbe anche essere. Buttati giù, ora. Cazzo. Ma è scemo! Scusa, ma è scemo. Comunque, hai visto che per un attimo c'è stato il pulsante? Allora vabbè ragazzi, ci riproviamo. Tanto, dai, quanto tempo sta durando? Poco, siamo una ventina di minuti, no, dai, come l'altra fusa. Sì, vabbè, stavolta facci tipo la cadute, cavolo. Allora, così almeno se non riesci non devi riprovare. Una delle vetrine del negozio abbigliamento Ranch contiene un cartellone con raffigurato un paio di jeans sotto il quale si può notare una sagoma fallica. Boh, cosa vuol dire non lo so. Vabbè, Jack Norris all'interno di qualsiasi Cracking Bell potete trovare un poster del gadget Chuck Norris in omaggio con i menu Clucky Meals. Si tratta di due riferimenti, il primo a Chuck Norris e il secondo agli Happy Meal. Bella. Vabbè, Chuck Norris è un mito. Internet Cafe. Twat con la che in realtà è una chiocciola, il nome è l'Internet Pie di Liberty City. La sua pronuncia è l'ennesimo riferimento sessuale, in quanto riconducibile al termine inglese twat, ovvero vabbè. Meglio non, questo è meglio non tradurlo. Comunque avete capito quasi. Sì, ecco. Possiamo dirvi che non c'entra niente i maschi. Poi. Comunque ragazzi, andate per vedere queste cose. Sì, assolutamente, sul sito GTA Expert, un po' di pubblicità anche a sti siti qui. Il poster di Rambo nell'appartamento di Playboy X, è possibile notare un poster con raffigurante il guerriero Rambo, interpretato da Silvestre Stallone e gli omonimi film. Vabbè, lo sappiamo tutto, cazzo. Silvestre Stallone. Ma riesci a buttarti o sei... Allora. Buttati giù, su, ora. Ma sei uscito. No, ma... Oh, sei uscito? No, no, perché no. Ma cosa fai? Sì. Ma no, un'altra volta. Riproviamo. Sì, ragazzi. L'ultima volta, se non ci riusciamo, niente. Lo sapete, figlio. Se non ci riusciamo facciamo un'altra terza spuntata. Visitando il sito rovmeat.net in uno qualsiasi internet point all'interno del gioco sarà possibile trovare il profilo utente Malcolm Sex, un palese riferimento a Malcolm X, uno dei più grandi attivisti a favore dei diritti degli afroamericani e dei diritti umani. In aggiunta anche l'immancabile riferimento al sesso. Ma va. Poster dell'ospedale. Nell'ospedale Leftwood, lo stesso in cui si svolge la missione Flatline, potete notare diversi poster particolari. Primo in recita Is this your idea of safe sex? Ovvero, è questa la vostra idea di sesso sicuro? Ah, sì, usate certo. Probabilmente come parodia di tanti magazine su educazione sessuale. In un altro poster riportata la frase It's time to start talking balls, ovvero è il momento di iniziare a parlare di... E con l'immagine di alcuni palloni utilizzati in vari sport. In un altro cartello è presente invece la frase Do you have a food? In cui il termine food indica l'acronimo di un difetto particolare, ma al contempo la medesima pronuncia di food, ovvero cibo. Infine un altro posto è riportato We always need people for medical trials, ovvero abbiamo sempre bisogno di persone per test clinici. Ma riusciamo stavolta a buttarci dentro, cazzo? No, riesco anch'io? Sì, ma io non ho mai giocato, cioè nel riporto è giocato veramente poco. Sul retro della villa di Faustin a Blackgate è possibile notare tracce di sangue lasciate a trascinamento di un corpo. Le tracce sono presenti sin dall'inizio del gioco, quindi non sono riconducibili a nessun personaggio. Sì, Michael, chi lo sapesse è il russo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sì, se non muori. Ce l'abbiamo fatta, entra. Ma no! Era presa per il culo, scusa. No, va. Oh, adesso volete. No. Io scommetto che sono tutti chiuse. Adesso scopriamo che in realtà funziona. Allora, ecco qua. Ecco, allora, aspetta, com'è che era? Aspetta che torno su. Ah no, devo salire dalla scala. Devi salire dalla scala se non sbaglio. Non mi fa salire. Ma perché? Per accedere interno. Allora. Una volta atterrati attraversate la porta sud, e qua vi ritroverete, non vi resterà altro che salire la scala e scoprire il posto. Ma dai, sali, prova dall'altra parte. Scusa, non ci credo che non ti fa salire, dai, che cavolo. Dai che troviamo il pulsante nel cuore che non so cosa serve. Ma allora, per quanto devi salire? Tanto, ma eccolo lì, si vede. Guardate.
si parlava di pulsante, non di cuore. Il pulsante. Ah, non in senso di bottone, no. Pulsante. Ma che si tratta? Succede? Ma che cavolo? Il cuore della città, gente. Sì. Vuol dire che anche la anche le statue hanno un cuore, non si può negare. Sì, la vale, detto, probabilmente non succede niente. Che figata, ma è una figata assurda sta cosa qua, non lo sapevo. Comunque, ragazzi. Chi di voi lo sapeva, anzi, chi di voi non lo sapeva, metto un mi piace, così ne abbiamo di più. Comunque, pensa che tu... E non ci sono altre porte? Ci sono altre porte da cui si può. No. Un altro mistero. Solo da quella si può uscire. Sì. No, non si riesce neanche più ad uscire. Ah, perché? Ma che cavolo, sembrano chiuse! Guarda il cartello, guarda il cartello. Aspettate. Ci dovrebbe essere un cartello con scritto nessun contenuto nascosto da questa parte. Ah sì, non content di Fuey. Cavolo, è una figata sta cosa qua, non la sapeva nessuno, io dico. Secondo me. Poi scopriamo che la sapevano tutti. Perfetto. Ma dai! Io direi di terminare con una bella morte. No, beh. Quanto tempo stiamo registrando? Tanto. Cassonetti al McDonald's, nei pressi a Villa di Faustina, a Back Gay, si possono trovare alcuni cassonetti con detriti rifiuti con impressa scritta McDonald's, in riferimento a famosa multinazionale, vabbè. La cui genitorialità del cibo può risultare discutibile. Ecco, in questo sito qui ci saranno anche i commenti personali. Ok, io direi di finire perché io devo tornare a casa in bicicletta, con la bicicletta che mi hanno rubato, come ho detto in qualche futuro, in qualche video precedente o futuro, non lo sappiamo quando lo caricheremo. Giusto. Ecco, se sarà futuro fa niente. Allora, io direi di finire. Muori. Ah no, aspettate, c'è anche di abbattere. Che la banda si fa un calcio l'aveva fatta tirando. Ah no, è vero. Che... Ma chi è che sta pilotando? C'è uno che... La birra Lager è un diretto riferimento alla Lager, stessa pronuncia, si trova ancora i manifesti lungo il gioco. Poi va bene, in borsa tutti i cartelli indicano decline, cioè riferimento a un crollo della borsa, al giovedì nero della borsa Wall Street del 1929. Ragazzi, se l'avete studiato... Sì, io dubito. Polizia violenta, segnalato da Messi, un utente del sito. Ma al secondo piano della stazione di polizia nord di Albury, potete notare un ragazzo appena pestato da tre poliziotti, i quali si atteggeranno con aria innocente. Questo piccolo segreto era presente anche in San Andrea. Sa, al secondo piano stazione di polizia, la prossima volta ve lo facciamo vedere, dai. Perché quello lì è famoso, anche perché, forse ve lo ricordate, ma la finizione finale di San Andreas, cioè io l'ho letto in giro, ci sarà, se mettiamo a tempenni, comunque quello lì che cercava, leva, brava CJ, che lo massacrava praticamente, verrà annunciato, non lo metteranno in galera, quindi infatti ci sarà la... Cioè, quindi sembra fare la vendetta, più o meno. Di queste violenze della polizia. Allora adesso guardate un po' la cosa divertente. Se voi no, dai, io devo andare. Comunque sta. Dai, la prossima volta facciamo un GTA con tutti i segreti, gli easter egg. Che no, come comunque, ultima cosa. Ultima cosa, getta testa. Adesso guardate gli SR50. Questo qua quelli serve di SR. Sparate così, vedete, ricarica a sinistra. Ma se voi ricaricate, ricarica a destra. È intelligente. È normale. Vabbè, cioè, io vado. Comunque ragazzi, ho saputo dai giri. Fare la finita, bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mir. Alla prossima.